Ho comprato del calamaro già tagliato a pezzi e adesso lo infarino con una farina bianca o di riso, oppure a vostro piacere, oppure potete utilizzare una farina per pastella. Intanto io ho già messo l'olio a riscaldare, quindi infarino bene. Faccio la prova a stecchino per vedere se l'olio ha raggiunto la temperatura ideale. Perfetto, possiamo procedere per la frittura. Inserisco i calamari e come vedete l'olio non deve essere molto caldo, quindi non avrò schizzi. Potrò inserire tranquillamente i miei calamari senza sporcare tutta la cucina. Io ho già messo l'olio a riscaldare con una fiamma alta, l'ho riscaldato per circa 2 minuti. Adesso copro e farò continuare la cottura a fiamma alta. L'olio non raggiunge il punto di fumo perché grazie ai fori di Venturi la temperatura dell'olio non supera i 100 gradi all'interno del. Dopo circa 8 minuti di cottura a fiamma alta, ecco il risultato ottenuto. Vi raccomando sempre di spostare il coperchio in modo orizzontale, altrimenti il vapore che si crea sotto andrebbe a finire dentro il tegame, schizzando la cucina. Voglio mostrarvi come abbiamo cucinato i calamari dorati, croccanti fuori, morbidi dentro. Vi raccomando anche nel momento in cui togliete il coperchio di abbassare la fiamma e vi consiglio di inserire un rametto di rosmarino durante la frittura.